Vita non facile per il neo assessore Vincenzo Cuzzola, vari gli attacchi dal mondo politico e non solo per l'uomo scelto dalla giunta Corinti a ricoprire la poltrona del bilancio lasciata vuota da Luca Eller. A intervenire anche la capogruppa del PD al comune Antonella Russo, che commenta le dichiarazioni rilasciate dal neo assessore Vincenzo Cuzzola sullo stato di predissesto del comune, che avrebbe detto: seguito da vicino le vicende del piano di riequilibrio, mi sono tenuto aggiornato, so dove mettere le mani. Il dissesto finanziario da molti auspicato è assolutamente una iattura, lo scongiureremo. La Russo afferma oggi che, pur volendo accogliere con favore le dichiarazioni del nuovo esponente della giunta Corinti, al quale formula sinceri auguri di buon lavoro, fa però notare che il sindaco ha conferito a Cuzzola solo la delega al bilancio, la programmazione e i tributi. Ha ritenuto il primo cittadino di trattenere per sé le deleghe al risanamento finanziario, al patrimonio, al personale e alle aziende partecipate, al provveditorato, all'economato e ai controlli interni, scrive Antonella Russo. Pur sconoscendo i motivi per i quali il sindaco non ha conferito al nuovo assessore le stesse deleghe un anno fa affidate per intero al dimissionario missionario L. Van Eyker, sarebbe auspicabile che il neo assessore al bilancio, prima di fare pubbliche dichiarazioni sul dissesto del comune di Messina e sul piano di riequilibrio, si facesse affidare dal sindaco anche la delega al risanamento finanziario. Altrimenti, conclude la Russo, rischia di parlare di argomenti su cui il primo cittadino non si comprende bene per quale motivo non gli ha conferito alcun incarico fiduciario.